Banca Monte dei Paschi si avvicina al quarto aumento di capitale negli ultimi 5 anni. Come si è arrivati a questo e soprattutto come Banca Monte dei Paschi possa essere arrivata dal terzo istituto di credito italiano a undicesimo? Diciamo, la storia sarebbe lunga. L'origine della nuova era, diciamo così, la collocherei con l'annuncio dei risultati degli stress test, che hanno certificato che poche banche in Europa non avevano i conti a posto per poter continuare. Una di queste in Italia era Monte dei Paschi, e la BCE ha chiesto circa un poco più di 2 miliardi di aumento di capitale. Da quel momento si è entrati in questo periodo in cui il titolo in borsa è molto depresso, in cui i vertici del Monte dei Paschi hanno annunciato un nuovo aumento di capitale come era necessario, richiesto dalla vigilanza. Ma poi sull'implementazione, sull'entità di questo aumento c'è la totale incertezza, proprio perché da una parte non si sa esattamente se il vertice vuole davvero fare l'aumento di capitale, che sarebbe estremamente rischioso visto che è il quarto in 2 anni, oppure vuole cedere la proprietà della banca, un possibile compratore del quale però si ignora l'identità. E d'altra parte non si sa se i 2 miliardi richiesti sono sufficienti, per cui la BCE probabilmente sta facendo degli approfondimenti che hanno richiesto appunto la presenza di Profumo e Viola oggi a Francoforte. Il nuovo aumento di capitale sarà portato all'attenzione dei soci azionisti tra marzo e maggio. Secondo lei, potrà essere portato realmente in porto? E se no, qual è la possibile soluzione? Guardi, la situazione è un po' paradossale perché anche se si chiede di nuovo agli azionisti di mettere nuovo capitale, è probabile che l'aumento riesca. E perché? Perché lo stesso ente che chiede l'aumento di capitale, assumendo il ruolo del vigilante, che è la BCE, è anche lo stesso che manovra la leva monetaria. E siccome contemporaneamente a questo la BCE ha annunciato un piano di nuova erogazione della liquidità nei mercati tramite un progetto di acquisto di bond sovrani, vuol dire che le condizioni monetarie per fare l'aumento di capitale probabilmente ci saranno. Perché siamo in un'economia in cui c'è tantissima liquidità, ma questa liquidità non finisce nell'economia reale. Cosa vuol dire questo per gli azionisti? Per gli azionisti vuol dire che loro devono scegliere se continuare a essere soci del Monte dei Paschi sapendo che corrono il rischio di veder volatilizzato ancora una volta il loro investimento, come è successo nel caso dello scorso aumento di capitale, o possono aiutare la banca a rimettersi in piedi e quindi vedere ricompensato il loro sforzo. Io, diciamo, da docente di finanza mi sentirei di consigliare l'aumento di capitale a chi ha un portafoglio ben diversificato e quindi può assumersi questo rischio. Se l'investimento è di una famiglia che ha soltanto questo, forse mi rivolgerei a un consulente finanziario per capire se è il caso di farlo oppure Con il nuovo aumento di capitale la Banca Monte dei Paschi potrebbe finalmente approdare ad un porto sicuro, no. per poi essere destinata ad una fusione o ad un'acquisizione. Negli ultimi mesi si è parlato di banche cinesi per arrivare fino ultimamente a Banco Santander, passando per UBI, UBS. Sono ipotesi reali? Diciamo, vorrei portare un elemento di chiarezza su questo. Il Monte dei Paschi soffre di due problemi. Uno è strutturale all'intera area euro ed è la recessione. Non fa utili come non fanno utili gli altri gruppi bancari perché l'economia è ferma. Quindi rimetterlo in piedi vuol dire metterlo in grado di produrre utili se l'economia riparte. Ma se l'economia non riparte, questa cosa, diciamo, è difficilmente controllabile a Siena. Soffre però anche di un problema strutturale. Ora, è stato varato un nuovo piano industriale. Questo nuovo piano industriale in teoria dovrebbe contenere i costi, far aumentare gli utili, però evidentemente non ha convinto tutti gli osservatori e non ha convinto soprattutto la BCE. Qual è il problema? Il problema sono i crediti passati che non valgono quasi più nulla perché appunto lo stop all'economia ha fatto andare in fallimento molte aziende a cui il Monte dei Paschi ha prestato i soldi. Su questo è chiaro che ci vuole una soluzione, ma qualcuno deve pagare. Siccome è escluso che sia il governo a farlo, per ora si è scelta la strada degli azionisti e questo però appunto è un ragionamento che va fatto con chiarezza. È come se uno ha una casa con un muro crollato e decide di abbandonare la casa o riparare il muro. Il costo va sostenuto. Se questo verrà fatto, e probabilmente è quello che la BCE vuol fare di concerto con il management e probabilmente anche col governo italiano, che è ancora un forte azionista del Monte dei Paschi tramite la quota di Monte Bond che ancora deve essere restituita,
allora il Monte dei Paschi sarà in condizioni di operare? Probabilmente, forse sì, forse no, però abbiamo visto che si diceva così anche allo scorso aumento di capitale. E oltretutto, essere in condizioni di operare potrebbe non significare nulla se il sistema economico nel suo complesso non è in grado di produrre, diciamo, una nuova crescita. Di fronte a questo nuovo aumento di capitale, come deve reagire la Fondazione Monte dei Paschi? Allora, diciamo, la fondazione chiaramente ha un ruolo un po' più da spettatore, però allo stesso tempo non è un convitato di pietra, nel senso l'aumento di capitale è ipotetico perché, come mi chiedeva anche prima, è possibile che qualche gruppo bancario intervenga per acquisire il Monte dei Paschi, quindi rendendo inutile l'aumento di capitale e mettendo direttamente i soldi che servono a ripulire i conti non in ordine. Se ciò succede, chiunque lo faccia deve fare i conti con la fondazione, perché la fondazione ha ancora un patto di sindacato che può controllare fino al 9%. Questo vuol dire che chi vuole intervenire deve mettere più del 9% e questo ovviamente vuol dire che la fondazione ha ancora un ruolo. Come deve regolarsi lo decideranno i vertici della fondazione, non è possibile da parte mia dare alcun tipo di consiglio oppure anche ventilare un'ipotesi. È un ruolo primario, la Fondazione invece lo avrà, grazie appunto al patto di sindacato a cui lei faceva riferimento, nel rinnovo dei vertici di Banca Monte dei Paschi, previsto anch'esso in primavera. Non si sa ancora bene se prima o dopo di questo nuovo aumento di capitale. Qual è secondo lei il futuro degli attuali vertici di Banca Monte dei Paschi? Certo, lo statuto societario per come è fatto adesso permetterebbe alla fondazione di avere grossa voce in capitolo nella scelta del nuovo management. Ora, cosa la fondazione deciderà di fare e se sarà ancora in grado di farlo quando si arriverà a questa data, se non interviene un compratore prima, è tutto soggetto a totale incertezza e non saprei cosa dirle. Ancora incertezza quindi per Banca Monte dei Paschi. Molta incertezza per Mon Banca Monte dei Paschi, come si vede dal titolo azionario che è crollato proprio per via di questa incertezza. Grazie mille. Grazie a lei.